La maggioranza alla Camera ha appena finito di approvare a testa bassa il disegno di legge di riforma della scuola. Ora il testo passa al Senato, dove i numeri tra maggioranza e opposizione sono diversi. Gilda TV ha raccolto i primi commenti a caldo. Il disegno di legge che è passato all'esame del Parlamento è il pezzo di qualcosa di cui però non si intravede ancora chiaramente la forma compiuta. Ci sono questi nuovi poteri dati al dirigente scolastico che allo stato attuale, tuttavia, delle norme sono poteri non esercitabili in concreto. La chiamata nominale ha senso se il dirigente scolastico può scegliere il professore sulla base del suo curriculum. Questo presuppone la trasformazione del concorso in una idoneità e nella costruzione di albi di idonei da cui il dirigente poi chiama la persona che fa maggiormente al caso suo. Tutto questo non c'è ancora, probabilmente ci sarà, e tuttavia il quadro che emerge è un quadro incompleto, contraddittorio, che aggiunge confusione a confusione e non aiuta la scuola italiana. E la trasparenza sulla chiamata diretta? E come si fa a dire se ci sarà trasparenza? Ci sono persone trasparenti e ci sono persone non trasparenti, ci sono, e siamo ormai abituati dalle cronache ad abusi, ci sono dirigenti scolastici, ci sono delle persone eccellenti, non credo che sia questo il problema. Migliorerà secondo lei la qualità della scuola? No, non credo, perché la qualità non è funzione di una esclusivamente di un meccanismo ben congegnato di governance. Quello che manca, ed è il problema che non è stato seriamente affrontato, è la formazione degli insegnanti. Ma io credo che in generale il modello di scuola che il governo ha in mente non è un modello che punti sulla qualità, punta essenzialmente sulla burocratizzazione e sull'ulteriore massificazione della scuola. Grazie professore per la sua disponibilità a risentirci. Grazie a voi. Purtroppo si precipita sulla scuola una riforma sgangherata che ha dei moltissimi punti aperti che danno in mano alla burocrazia ministeriale degli aspetti che non si sa come verranno gestiti, una riforma prodotta da persone poco competenti che non sanno niente di scuola. Mi potrei augurare che nel passaggio che ci dovrà essere all'altra Camera non venga approvata. Cosa vuole realizzare il governo Renzi con questa riforma, secondo lei? Basta leggere poi alcuni editoriali che sono usciti in questi giorni per capire che in realtà quello che si vuole è distruggere completamente la scuola di carattere disciplinare per trasformare la scuola in un luogo di formazione di forza lavoro e basta. Ecco, questo è il vero problema, insomma. C'è una specie di tendenza generale europea che va in questa direzione, qui ci si vuole adeguare a questo, ed è una tendenza che, lo sappiamo, nel corso degli anni ha massacrato letteralmente tutta una scuola europea che ha avuto una tradizione straordinariamente importante. Perché questo accanimento a non volersi veramente confrontare con il mondo della scuola? Questo fa parte di una nuova situazione che c'è qui in Italia. Io capisco che l'eccesso di consociativismo e anche errori gravi che hanno fatto i sindacati spingono a un maggiore decisionismo, però qua il problema è diverso. Qua si arriva al punto, come io ho dovuto anche personalmente sopportare, di intervenire su tutti gli organi di stampa per escludere la possibilità che ci siano voci critiche. Questo è anche mio, perché oggi la stampa in certo senso purtroppo non è più così letta, diffusa, eccetera, però questa volontà di irreggimentare e di far finta di dialogare e poi in realtà cercare di imporre tutto è una cosa che va oltre il problema della scuola, è un problema di democrazia. Grazie professore, a risentirci.
Prego, è impossibile dopo 3 anni licenziarti, ma non si tratta di 3 anni, si tratta di 10, di 15, 27 anni. C'era una collega lì precaria, è una vergogna. La Corte di Giustizia Europea condanna l'Italia e che risponde Renzi dopo 3 anni? Andate a casa e abbiamo risolto il problema. Ieri sera a Porta a Porta ha avuto il coraggio di dire ancora 1000 bugie il nostro umanista che parla di continuità educativa, non ha capito che è didattica, non so se vi siete resi conto, per lui educativa, didattica è la stessa cosa.